Benvenuti alla SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ci troviamo sull'altopiano Carsico, in un imponente edificio affacciato sul golfo e circondato dal verde. Fondata nel 1978, la SISSA è un istituto di eccellenza a livello nazionale e internazionale nella ricerca e nell'alta formazione. La lingua ufficiale della SISSA è l'inglese, anche perché tantissimi dei suoi studenti e studentesse sono stranieri. Nella sua storia, questo istituto ha accolto allievi e allieve da più di 40 paesi diversi. Tre sono le principali aree di ricerca e di formazione della SISSA: la fisica, le neuroscienze e la matematica. A queste si affiancano le attività del laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali e umanistiche. A questi quattro ambiti sarà dedicato il nostro viaggio alle frontiere della scienza e della conoscenza, cominciando proprio dalla fisica. All'interno dell'area di fisica, gli argomenti di ricerca esplorati alla SISSA sono veramente tantissimi e diversi, dalla biofisica alla fisica della materia, ma anche l'astrofisica e la cosmologia. Ed è proprio in quest'ambito che lavora la nostra prima ospite, l'astrofisica Nicoletta Krachmalnikov. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Ci racconti esattamente di che cosa ti occupi? Sì, allora, io sono una cosmologa. La cosmologia è quel ramo dell'astrofisica che si occupa non di studiare i singoli oggetti del nostro universo, quindi le singole galassie o le singole stelle, ma di studiare l'universo nel suo insieme, e quindi la sua storia e la sua evoluzione. In particolare io sono una cosmologa osservativa e quindi analizzo i dati che ci arrivano da telescopi in tutto il mondo o anche da satelliti, quindi dallo spazio. E cerchiamo di analizzare questi dati per studiare l'origine del nostro universo e in particolare per capire che cosa è successo negli istanti immediatamente successivi al Big Bang. E quali altre branche della fisica si studiano qui alla SISSA? Allora, in fisica studiamo tantissime cose, abbiamo diversi ambiti di ricerca, dalla parte più teorica, per cui quella che si occupa di capire la natura e di connettere le quattro forze fondamentali che governano il nostro universo, dalla fisica della materia che cerca di connettere le proprietà microscopiche alle proprietà macroscopiche della materia, la fisica statistica, ma anche biofisica. Attualmente gli studi si stanno concentrando anche molto sul data science. Di che cosa si tratta esattamente? Tra l'altro è un argomento molto attuale. Sì, diciamo che proprio la comunità internazionale sta investendo veramente tanto nella ricerca, in quella che si chiama data science. Sostanzialmente quello che si cerca di fare è di sviluppare nuove tecniche di analisi dati. Viviamo in un mondo in cui i dati sono veramente tantissimi, sia ad esempio quando andiamo su internet vengono presi un sacco di dati, ma anche proprio nell'ambito scientifico, ad esempio nel mio campo, i dati che ci arrivano dai nostri telescopi sono sempre di più e quindi è importante sviluppare delle nuove tecniche che ci permettano di estrarre informazioni in maniera efficace da questi dati. Per fare questo si usa la statistica, ma anche le nuove tecniche di intelligenza artificiale. Grazie Nicoletta, noi adesso proseguiamo il nostro viaggio nel laboratorio nell'area di neuroscienze. Anche all'interno dell'area che si occupa di neuroscienze, gli studi condotti dalla SISSA sono veramente tanti e molto affascinanti, dalla genomica alla biologia del sistema nervoso, dall'intelligenza artificiale alle neuroscienze cognitive. E noi, per scoprire qualche cosa di più, siamo in compagnia della professoressa Domenica Bueti, che è la responsabile del Time Perception Lab. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Di che cosa si occupa la neuroscienza, in particolare gli neuroscienziati che lavorano qui alla SISSA? Allora, le neuroscienze si occupano di comprendere la mente, cioè di capire tutto ciò che noi chiamiamo mente è la nostra capacità di percepire il mondo che ci sta intorno, quindi di vedere, di ascoltare, di odorare, ma è anche la nostra capacità di pensare, di ricordare, di emozionarsi, quindi come la mente quindi, è il risultato dell'attività di un organo che è il nostro cervello. E questo, diciamo, obiettivo così generale viene affrontato
soprattutto qui alla SISSA, a diversi livelli conoscitivi, ciascuno caratterizzato da un certo livello di complessità e di precisione. Cioè, mi spiego, cioè, chi si occupa di un livello microscopico, quindi dei meccanismi molecolari della cellula nervosa, quindi del neurone, come fanno per esempio i genomici, e chi invece cerca di comprendere le proprietà del neurone, quindi come i neuroni codificano e trasmettono le informazioni, quindi a livello anche della trasmissione sinaptica, come appunto i neurobiologi qui a SISSA. E poi invece c'è chi cerca di comprendere come comunicano le popolazioni di neuroni e come questa attività neuronale è legata al comportamento, alla percezione, alla cognizione, come i neuroscienziati cognitivi di cui io faccio parte. Lei in particolare si occupa proprio della percezione del tempo. In che cosa consistono le sue ricerche? Allora, quello che cerchiamo di capire è quali sono appunto i meccanismi neuronali che sono alla base della nostra capacità di percepire il tempo, quindi di sentire in maniera spontanea, quindi senza il bisogno di guardare un orologio, che il tempo sta scorrendo come in questo momento mentre ci parliamo. E in modo particolare noi cerchiamo di capire quali sono le aree cerebrali che sono coinvolte nella percezione del tempo, in che modo quindi fanno questo lavoro e come comunicano, quindi se c'è una gerarchia anche temporale tra queste aree. E affrontiamo questo obiettivo utilizzando degli approcci metodologici diversi, quindi sia registrando attività dal cervello, quindi attraverso dei metodi di neuroimmagine, oppure intervenendo sul cervello, quindi utilizzando delle tecniche di neurostimolazione. E lo facciamo, quindi registriamo i segnali o perturbiamo l'attività del cervello, mentre chi partecipa ai nostri esperimenti, che sono spesso degli adulti sani, vengono impegnati in dei compiti di giudizio del tempo, quindi gli vengono presentati sullo schermo delle immagini che durano diverso tempo o dei suoni che sono presentati per diverse durate. Da quello che lei mi ha raccontato, e soprattutto trattandosi di cervello umano, immagino che le variabili siano più o meno infinite. Sì, c'è molta variabilità, infatti, nel comportamento, cioè nel giudizio del tempo. Ci sono persone che sono bravissime, altre lo sono meno. In realtà quello che noi facciamo è misurare questa capacità di giudicare il tempo in molte persone, quindi ovviamente facciamo i nostri studi su tante partecipanti e poi ovviamente ci avvaliamo della statistica, no? Quindi per capire se la variabilità che noi osserviamo nel comportamento di queste persone è casuale oppure dovuta alle manipolazioni sperimentali che noi appunto utilizziamo. Grazie professoressa, buon lavoro, io mi sposto nei giardini. Grazie a lei. Arrivederci. Siamo trasferiti nel bellissimo giardino della SISSA e qui a fianco a me c'è una lavagna piena di simboli matematici e infatti è proprio la matematica la terza area su cui si focalizzano l'attenzione e la formazione della SISSA. La matematica è intesa un po' in tutte le sue declinazioni, quindi dalla geometria all'analisi, dai modelli matematici alle simulazioni fino alla fisica matematica. Qui vicino a me c'è Martina Teruzzi, che è un'assegnista di ricerca nel gruppo di MATLAB e che ci racconterà, buongiorno. Ciao. Martina, ci racconterà che cos'è MATLAB a questo punto. Allora, MATLAB è il laboratorio di matematica applicata e mi piace molto chiamarlo laboratorio perché effettivamente ci sono sia tutte le parti, diciamo, teoriche, qui ci sono un sacco di equazioni, ma anche, diciamo, l'applicazione al mondo reale, quindi veramente è un laboratorio. E, diciamo, non c'è soluzione di continuità tra quello che può essere l'accademia e quello che può essere il mondo reale perché diciamo, tutte queste equazioni, che sono equazioni di fluidodinamica, possono in realtà essere applicate in tantissimi ambiti. Ti cito tre ambiti giusto perché sono molto diversi ma sempre molto utili. Uno è l'aerodinamica, quindi l'automotive, capire quali possono essere le condizioni di una macchina di Formula 1, ad esempio. La fluidodinamica, il mare, e lo studio del migliore scafo, la migliore forma dello scafo di una nave, oppure l'emodinamica, quindi per esempio il flusso del sangue all'interno del cuore e capire quando ci sono dei problemi e come, diciamo,
questa cosa possa aiutare i chirurghi, per esempio, in sala operatoria. Quindi sono tutte cose diverse, ma finiscono tutte qui, diciamo. Martina, tu hai un bellissimo progetto tutto tuo a cui stai lavorando. Ho un bellissimo progetto tutto mio e io mi occupo di teoria dei grafi e soprattutto dell'applicazione di questa teoria dei grafi agli impianti industriali, in particolare alle navi da crociera, dove non è possibile correggere un danno, diciamo, in maniera immediata e quindi si va a studiare quali sono le possibili conseguenze di un danno e come limitarlo in maniera che poi la nave possa andare al porto più vicino e li risolvere, evitando di evacuare personale di bordo e passeggeri, quindi evitando una situazione di pericolo, diciamo così. È bellissimo come da questo si possa arrivare a tutte le cose interessanti che ci hai raccontato, però questo non è l'unico ambito della matematica che si studia alla SIS. Piccola parte, piccola grande parte, c'è tutta la parte di analisi matematica che si occupa per esempio di metodi variazionali o piuttosto di sistemi dinamici o studio delle equazioni alle derivate parziali, ma c'è tutta la parte di geometria fisica matematica. Sono veramente connesse queste due parti perché la geometria algebrica e differenziale in realtà vanno a sostenere molti problemi fisici di interesse. Può essere la teoria delle stringhe, può essere la teoria quantistica dei campi, quindi diciamo ci vuole proprio un forte sostegno matematico a queste teorie fisiche e quindi diciamo questa è la parte di fisica matematica e di geometria. Grazie mille Martina, prego. Buonissimo lavoro e complimenti. Grazie. Per quello che stai facendo. Noi ci spostiamo e ci apprestiamo a conoscere il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche, che ha come missione quella di esplorare i legami tra cultura scientifica e umanistica e quelli tra scienza e società. E sono qui insieme al Project Manager del Master in Comunicazione della Scienza Franco Prattico, Giacomo Destro. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, buongiorno. Di che cosa si occupa il Laboratorio Interdisciplinare? Il Laboratorio Interdisciplinare inizia la sua attività sul fine degli anni Ottanta e ha la finalità specifica di trovare nuovi linguaggi, nuove connessioni tra le cosiddette scienze dure e la società. E, proprio per questo organizza una serie di eventi proprio finalizzati a trasmettere, a comunicare al grande pubblico la ricerca soprattutto della SIS, ma non solo, e oltre a organizzare eventi fa anche un'attività di ricerca, ad esempio sulle neuroscienze, su come le neuroscienze impattano nella società. E proprio per questo suo carattere di interdisciplinarità, il laboratorio ha organizzato un Master in Comunicazione della Scienza, che è dove lavoro io, che ha compiuto più di 25 anni, è il più antico d'Europa e questo è un dato che veramente fa onore alla SISSA, essere riuscita a essere così all'avanguardia e oltre a quello organizza anche un Master MHPC, che è un Master in High Performance Computing, proprio perché il laboratorio all'interno della SISSA è considerato un po' come una sorta di incubatore di nuove idee, nuovi percorsi tra scienze e società. Qual è l'obiettivo del Master in Comunicazione della Scienza? L'obiettivo del Master in Comunicazione della Scienza è quello di formare appunto comunicatori della scienza, ossia persone che vadano poi a lavorare sia nel giornalismo, nei musei, nell'editoria scientifica e che però una delle caratteristiche principali del nostro Master è che abbiano una forte sensibilità alle ricadute nella società della ricerca scientifica. E quindi noi cerchiamo di non solo selezionare persone che vengono da percorsi differenti, cioè non solo percorsi scientifici, ma anche umanistici ovviamente, ma cerchiamo di dare loro anche degli strumenti per leggere come la società recepisce la ricerca scientifica. Chi è il candidato perfetto per questo master? Cioè a chi si rivolge in particolare? Si rivolge a chiunque abbia un forte interesse nel comunicare al pubblico la scienza. Non abbiamo un target specifico, come dicevo, non abbiamo una formazione prediletta, cioè non cerchiamo solo fisici, matematici o biologi, ma anche chi viene da, non so, filosofia, storia, spesso questi sono anche, ma che abbia un interesse veramente molto forte nella scienza e nella comunicazione della scienza. Grazie tantissime Giacomo, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Il nostro tour all'interno della SIS per Sharper Notte dei Ricercatori finisce qui.